per presentare il giorno prima del voto il nuovo romanzo che io, Michele Paolino, ho scritto con la complicità di Sergio Chiamparino. E quindi iniziamo con la storia della complicità, Io Sergio. sono un complice e Sergio Chiamparino, appunto. Ma forse molti si aspettano che la mia complicità consista nella parte politica, il giorno prima del voto, l'ambiente politico, diciamo, che fa un po' da sfondo a questa storia. In realtà è il contrario, cioè tutta questa parte è tutta di Michele, per cui io la condivido, quindi non mi dissocio politicamente, ma devo dire che la parte del racconto, le immagini, i personaggi, insomma, è tutta sua. Mi era parte un po' l'idea, diciamo così, di integrare questi due mondi, la Langa con Torino, ecco, offrendo qualche spunto, qualche suggerimento. Qualche correzione sul piemontese, che poi per fortuna è stato a sua volta rivisto, insomma. Secondo me è un bel Langa Torino è sempre stata un po' una mia fissazione. Sì, no. Pochi sanno, ad esempio, che io adesso che ho più tempo libero, come ahimè, spesso vado a dare una mano in Langa a degli amici a fare dei lavori in vigna. Adesso sono stato, per esempio, per le potature, me ne vado un giorno. Quindi c'era un po' una cosa che ho nel cuore, credo che la sua integrazione con Torino sia. Qui naturalmente, ma non diciamo niente, abbiamo messo, essendo un giallo, abbiamo messo in moto le facce oscure dei due insieme, Torino e Langa, ma poi c'è invece la faccia bella, positiva, che è quella che in realtà vogliamo che venga fuori. Sì, devo dire che il fatto di aver avuto questa opportunità di scrivere insieme, accompagnato da Sergio Chiamparino, mi ha permesso di uscire fuori da Borgo San Paolo, quindi da questa mia zona confortevole. Mai avrei immaginato di scrivere un romanzo ambientato in Langa, e mi ha fatto sentire più forte nello scrivere della società torinese e della politica torinese, quindi sicuramente c'è una parte, diciamo, di cronaca recente, che sono le elezioni amministrative, anche se abbiamo provato a camuffare maldestramente un po' di personaggi. C'è un pezzo di Torino, ecco, quindi quella parte lì l'abbiamo sicuramente scritta, provato a rappresentarla, un po' come l'abbiamo vissuta noi, ecco. Abbiamo condiviso molto. Sulla trama, beh, molto vi lasciamo alla lettura, ma è appunto una storia che nasce in una cantina della Langa. C'è un omicidio, ma alcuni personaggi torinesi hanno anche interessi intorno a questa attività, e quindi ci sono un po' di intrecci. In quei giorni a Torino ci sono le elezioni per la scelta del nuovo sindaco, e quindi ci sono sicuramente un po' di interessi, un po' di partecipazione da una parte e dall'altra, e quindi c'è una fotografia sicuramente imparziale di quello che è tutto il mondo che gira intorno alla città. Comunque, Abbiamo già detto molto. lo scrittore è lui, Sì, ma noi la prosa, la simpatia, abbiamo fatto. l'ironia, la leggerezza della scrittura è tutta sua. Io sono proprio solo il complice, quindi ho diritto allo sconto di pena. No, ma l'abbiamo fatto come i carabinieri, uno scriveva e l'altro leggeva, ecco. Però ci siamo integrati molto. Devo dire, è stata. Però i carabinieri escono molto bene. Ah sì, i carabinieri fanno una bella figura, Molto. sono anche ben rappresentati. Speriamo di avervi incuriosito, e vi invitiamo a leggere. Lo trovate in edicola, e lo trovate poi dal 16. Bene. Ah, eccolo qua in anteprima, è arrivato adesso, e lo trovate in edicola dal 16 marzo, e poi dai giorni successivi in libreria. Grazie.